You love me, your body and a little bit of your brain. These days are way too lonely. I'm missing out, I know. These days are way too long and I'm not forgiving love away, but. Amici di Rete8, buonasera. Torna a Cenacon e torniamo all'osteria contemporanea Foconè. Ringrazio Luciano Passeri per l'ospitalità e ringrazio Gianmarco Cangiano, attaccante del Pescara, per aver accettato il nostro invito. Ciao Gianmarco, buonasera. Alberto Capo, immagini e montaggio dietro la telecamera. Eh, Gianmarco, tra un po' arriveranno tanti buoni piatti qui, ma prima dobbiamo raccontare Gianmarco Cangiano e poi li assaggeremo insieme. Tra l'altro, Gianmarco, qui la pizza è campione del mondo, lo sai, sì? Sì, sì, sì. Intanto Ass ciao buonasera, eh, sono felice di essere qui anche perché ho saputo questo che, che la pizza qua è, è buonissima. Quindi... Anche se questa sera non so se assaggeremo pizza o altro, ma dipenderà da te perché sarà tutto per te quello che vedrai. Eh, raccontiamo però Gianmarco Cangiano. Io inizio con quella che è la domanda che, che ho sempre fatto oramai da anni ai tuoi colleghi. Tu sei giovanissimo, giusto? Sei un 2000? E uno. 2001. Gianmarco Cangiano 15 anni fa. Che bimbo era! Ma io sono cresciuto con il calcio. Diciamo che mio papà faceva il calciatore, quindi mi ha insegnato subito subito da quando, fin da quando ero piccolino a, a giocare a calcio. Eh, la palla è stata sempre il mio unico, la mia unica passione, quindi sono, sono cresciuto così e quindi poi ci sono stati tanti passi della mia vita che hanno portato alla carriera che ho fatto però è stata fin da subito la mia prima passione diciamo il pallone cognome di Napoli quindi sei originario di Napoli sì 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 sono nato a Napoli e sono molto legato a Napoli anche perché la mia famiglia comunque è di lì anche se, comunque, ho vissuto, eh, ho vissuto tanti anni della mia vita a Roma, quindi anche Roma fa parte del mio cuore, come, eh. come Napoli. Lo possiamo dire o andiamo avanti? Tifi Napoli o Tifi Roma? Possiamo Ma dire o andiamo avanti? Ti dico, per me, dire che ti fare è, eh, è una cosa impegnativa, non posso dire di Tifare, però, ovviamente simpatizzo tutte e due perché eh, sono, sono nel mio cuore. insomma. Quando ha capito Gianmarco Cangiano che da grande avrebbe fatto il calciatore? Ma io penso da subito, da quando mio padre mi ha trasmesso, da quando mio padre mi ha dato il pallone, è sempre stato il mio unico, il mio unico hobby, il mio unico, io, il mio unico pensiero, insomma, quindi non ho avuto altre cose per la testa, quindi penso di aver, quando diciamo, sono andato alla Roma, aver creduto più in me e quindi pensato, ok, veramente posso, posso fare bene nel calcio. Gianmarco Cangiano e la Roma, quando è nato questo binomio? È stato... A, avevo otto anni. E subito? Sì, sì mi ha preso da piccolissimo, un osservatore mi ha visto giocare in un campetto, mi ha detto portatelo all'allenamento, io ho fatto un allenamento e poi mi hanno preso subito. Da lì sono passati dieci anni, quindi da otto anni fino a diciotto. Quindi ci sono stato parecchio, è stato come una famiglia, una casa per me, perché ho convissuto nel convitto... Ho conosciuto tantissime persone, quindi diciamo, la porterò sempre nel mio cuore. Sei cresciuto diciamo, nella famiglia Roma. C'è un giocatore da quando avevi 9 anni fino a quando sei andato poi al Bologna che ha detto lui è il mio punto di riferimento? La risposta: Francesco Totti è troppo scontata, un altro. E Daniele De Rossi, perché l'ho potuto vivere, soprattutto ho capito. Diciamo l'umiltà del campione, perché è stata una persona che mi ha trasmesso tantissimo. Io avevo solamente 17 anni quando ho cominciato con la Roma e lui mi parlava come, fosse, come se fossi un suo amico. Quindi mi ha insegnato tanto e per me è anche una sorta di idolo. È una persona che comunque eh, mi ci vorrei rispecchiare un giorno. Non è che aspetti che ti squilla il telefono, che ti chiama ora Daniele De Rossi e ti dice vieni? Ma non penso, anche perché... Penso che starà pensando ad altro. Sono contento che sta andando bene. Spero il meglio per lui. La primavera, il campionato primavera ha consacrato Gianmarco Cangiano tanti gol, soprattutto la leadership, soprattutto la consapevolezza di essere pronto per il calcio dei grandi. Che campionato è stato quello primavera con la maglia della Roma? Sì, è stato un bel campionato. E, diciamo. Sono state le mie prime partite diciamo più importanti, è stato un modo per, per farmi vedere e soprattutto iniziare a, ad approcciarmi nel mondo del, anche della prima squadra, anche perché venivo chiamato spesso, ho fatto due convocazioni in Serie A, quindi è stato un campionato importante che mi ha fatto crescere. Chi era l'allenatore della prima squadra che ti dice? Di Francesco. Quindi un po' di Abruzzo anche in quella chiamata. Sì, 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 un grande allenatore per me è stato... È stato molto bravo. Mi non è che scrive il telefono di Frosinone, no? <ride> non penso. Scherzo. Che... Torno all'esperienza tua con la primavera. Hai segnato tanto, soprattutto eri diventato uno dei giocatori più importanti della Roma. Ti ha pesato questa responsabilità? Ma In realtà, no, non, non mi ha pesato. Ero solo comunque fiero di, di aver fatto bene e io, come in ogni maglia che ho vestito, ho sempre dato tutto quindi. Quindi non mi ha pesato, anzi mi ha fortificato. Poi arriva la chiamata del Bologna: come mai questo trasferimento serie A per serie A da Roma a Bologna? Sì, eh, diciamo che non è stato facile lasciare Roma ovviamente, eh, però la chiamata del Bologna è stata una chiamata che mi ha interessato moltissimo e, e per me è stata importante perché è stato un punto, un punto, un punto fondamentale di crescita. E io appena ho visto Bologna, ho visto l'interessamento il forte interessamento del Bologna. Ho detto, ho detto comunque voglio, voglio andare lì perché vedo che su di me ci puntano tanto. E io infatti spero un giorno di ripagare questa fiducia che hanno avuto loro nei miei confronti. Qualche trasferimento in prestito non è andata come volevi? No, eh, ci sono stati un po' di problemi. Ho fatto un po' di prestiti. Eh, il primo, magari è andato meglio perché ho giocato di più Dove... ad Asquari, sì. poi ho fatto altri vari prestiti, però non sono andati così, così tanto bene. Um... Prego, eh, eh, sì. sto un attimo, Gianmarco. Prego, prego. Che facciamo vedere. I piatti qui all'osteria contemporanea a Foconè, tutti per Gianmarco Cangiano, eh? questo sia chiaro. Poi magari lo portano anche a me, ma mangia solo Gianmarco Cangiano. Al limite mangiano Alberto Capo e Max Mucciante, ma io non posso. Grazie. Andiamo avanti, scherzo. Sì, e dicevo ci sono stati un po' di, un po di problemi. E diciamo che non mi sentivo così tanto la fiducia su di me. Ovviamente anche per, per... comunque io potevo fare molto meglio, quindi anche per demerito mio. Ti faccio vedere un'altra cosa Gianmarco, grazie. Com'è il nome? Noemi. Noemi, grazie. Specialità tipica abruzzese, conosci? Sì, 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 buonissimo! Arr arrosticini. Vai Gianmarco. Eh, allora sì, vogliamo arrivare ai giorni nostri, arriviamo ai giorni nostri o meglio all'estate scorsa, perché quando è spuntato il nome di Cangiano nelle voci di mercato, tutti dicevano che è un po' difficile che un giocatore della Serie A possa accettare da C. Come mai hai accettato Pescara? Sì, ho accettato Pescara prima di tutto perché è una piazza che è importante, cioè una piazza veramente importante per me che di sicuro non merita la Serie C, ma merita qualcosa di più. Quindi, quindi soprattutto per questo, come prima cosa... E anche perché comunque c'era il mister Zeman e sapevo che è un, un mister comunque che ha fatto che ha fatto crescere tanti giocatori soprattutto attaccanti quindi poi sono stato sempre un po legato fin da piccolo al Pescara non so il motivo preciso ma mi sento legato a questa maglia a questi colori e che quindi ti ricordi di Pescara di quando eri piccola ma non mi ricordo ti dico la verità che quando dovevo scegliere una squadra sulla Play, uh, PlayStation al, sì, alla PlayStation? Sceglivo sempre il Pescara. Quindi, non so, c'è qualcosa che mi ha legato a questi colori, a questa, questa città, insomma, che sa sul mare, è bella. Quindi sono contento di giocare qui. Se non ero il primo gol, l'hai segnato con l'Arezzo, sì. Però io voglio andare a Ferrara perché è stata una partita davanti a tantissimi spettatori. Uno stadio sicuramente da categoria superiore, come lo stadio Adriatico. Ma la cosa bella di quel, pom di quel pomeriggio sera di ottobre è che il settore ospiti era gremito da oltre mille tifosi biancazzurri che sono arrivati da Pescara. Minuto 90, D'Agasso recupera palla, Cangiano ci prova da lontano. Poi? Sì, è stata un'emozione grandissima è stato forse il gol che mi ha, fatto, eh, mi ha suscitato più entusiasmo e più emozioni di tutti e anche se tutti i gol alla fine mi hanno portato un'emozione bella eh, quello ovviamente essendo al novantesimo portando i tre punti con i tifosi che erano venuti a supportarci in così tanti mi ha fatto veramente piacere, è un ricordo bellissimo se non erro sono cinque in totale i gol poi magari quando andiamo in onda ne è già segnato qualcun altro però al momento sono 5 gol con tanti assist, nel 2024 uno solo però, giusto? Con la Juventus Under-23, è ora di rimettersi in moto. Sì, è vero. Diciamo che tante volte, una volta un palo, una volta una parata, una cosa, non sono riuscito ad arrivare ai gol che, che mi ero prefissato. Però mancano ancora molte partite e io sono, sono fiducioso perché comunque... Eh, ancora non è finito il campionato io penso che l'opportunità di fare gol ce l'avrò quindi sta a me farne il più possibile da qui alla fine Okay. Dopo quella partita, diciamo, dopo a cavallo della Coppa Italia di Catania, il Pescara aveva fatto una serie di risultati importanti. Mi viene da pensare alla vittoria contro l'Entella fuori casa, mi viene da pensare ad altri successi. Era un Pescara che si era rilanciato. Poi l'inizio dei problemi di Mr. Zeman, qualche infortunio di troppo, e c'è stato un nuovo momento negativo. Il Pescara al completo ora con Giovanni Bucaro, secondo te, faccio la domanda subito secca: dove deve arrivare? Dove può puntare? Sicuramente punta al terzo posto, quello è sicuro. Ovviamente noi sappiamo che abbiamo avuto momenti di difficoltà e di questo ne siamo consapevoli durante diciamo, tutta, tutto il campionato. Però io penso che eh, ora anche col mister, col mister nuovo, eh, che diciamo, ovviamente ci è dispiaciuto per, per mister Zeman. E, dovremmo fare qualcosa in più anche per lui no? quindi ne siamo consapevoli e stiamo lavorando molto, stiamo lavorando per arrivare sicuramente al terzo posto e fare più punti possibili e poi dopo il terzo, il terzo posto? Eh, ovviamente i playoff e lì, lì ci sarà da battagliare dovremmo essere una squadra veramente tosta da, da buttare giù ti chiedo le ultime due cose perché vedo che vuoi mangiare arrosticini, carne, poi tra un po' arriverà anche la pizza quindi ce n'è cioè per tutti i gusti per Gianmarco Cangiano eh, prestico con diritto di riscatto e contro riscatto a favore della Bologna il futuro di Gianmarco Cangiano come lo immagini? a Pescara, a Bologna, in Serie A, da qualche altra parte? Ma sinceramente non, non, saprei, non saprei dirti anche perché mancano anco, ancora molte partite Io per ora la mia testa non è proiettata sul futuro ma è proiettata sul presente perché... Sto pensando solo a lavorare su me stesso e a lavorare per, per, questa, per questa maglia che indosso che è importante e penso di, di ancora dover dare molto e, e lo spero. L'ultima, Gianmarco Cangiano, calcisticamente cresciuto a Roma. Ora De Rossi hai detto che diciamo, era un tuo idolo, Totti non te lo chiedo neanche, però calcisticamente chi è il giocatore a cui si è ispirato Gianmarco Cangiano, Ti Anche dico... visto il ruolo tuo di esterno sì. offensivo? Sì, a me piaceva molto Insigne. Tu sai dove, è stato, dove si è lanciato Insigne? Sì. Dove? A Pescara. Ah. Appunto per quello io penso mi sono visto tutti i gol di Insigne fatti qua a Pescara. E se no anche di Bala che ho avuto anche il piacere di, nel mio esordio contro la Juve in Serie A. Eh, io ho chiesto la maglia e me l'ha data e anche lui è stata una persona sentito Alberto dietro la telecamera? Di Bala ha dato la maglia della Juve eh? Vai. e quindi è stata una, una fortuna insomma avere la sua maglia e lui me l'ha data subito con moltissima umiltà, un bravissimo ragazzo e poi eh, a me piace tantissimo come giocatore quindi su tutte e due calcisticamente mh, mi fanno impazzire allora, diciamo così Totti e De Rossi per il cuore Roma poi Insigne che è esploso a Pescara e di Bala. Li hai scelti bene. Complimenti, Gianmarco. Io ti ringrazio Grazie. per questa Grazie. chiacchierata. Buon appetito a te qui all'Osteria Contemporanea a Foconè. Grazie come sempre, naturalmente, a Max Mucciante, responsabile dell'ufficio stampa della Pescara, Alberto Capo, che ha curato immagine e montaggio, Luciano Passeri, che ci ha accolto qui al Foconè a Pescara. Noi ci vediamo le prossime settimane, sempre a cena con. Buon appetito a Gianmarco Cangiaro. away but